Ok ragazzi, oggi vi insegno un effetto incredibile, veramente fantastico. È una mia invenzione, un mio brevetto, quindi categoria flash, ve lo spiegherò anche subito. Guardate come funziona, si fa con quattro assi e quattro donne. Questo è il materiale che dovete avere, ok? Spero che sia bene. Prima di tutto, cosa si fa? Si mescola le carte, si prendono le carte, si mescolano dentro. Questo è importante perché non ci deve essere nessun ordine dentro le carte, ok? Una volta mescolato un po', si può anche prendere sopra e sotto. Sopra, sotto, sopra, sotto, in modo che mescoliamo ulteriormente, possiamo anche dividerle, cioè tutto deve essere mescolato completamente. Dopodiché, lo spettatore si dà le carte in mano e cosa avviene? State ben attenti: si dice di fare una fila sotto, una fila sopra di due carte, le può mettere come vuole, tipo una qua, una qua, una qua, una qua, o può fare come vuole lui, e di qua stessa cosa, una qua, una qua, una qua, una qua. Dopodiché, gli si dice scegli il mazzetto che vuoi, mettiamo caso che sceglie questo. Lì si dice che in senso antiorario deve raggruppare i mazzetti, può scegliere anche questo, qualsiasi mazzetto. Mettiamo scegliere questo, in senso antiorario, e basta poco, e il miracolo avviene. La spiegazione. Veramente interessante. Allora, prima di tutto inizialmente c'è un mio miscuglio, inventato da me. Si dividono le carte. Quando si dice si mescola, si deve mescolare 5 volte in questa maniera. Le prime 4 carte vanno sempre sotto la prima. 1, prime 4 carte sotto la prima, 2, prime 4 carte, 3, per 5 volte, 4 e 5. Sai cosa succede? Che tutto l'ordine è perfetto. Dopo si prende sopra e sotto, sopra e sotto, sopra e sotto e sopra e sotto, saranno alternate. Cioè le vediamo che sono tutte alternate. E lì si dice si mescolano così e lì si mettono ancora a posto. Ovvio, 4 assi, 4 donne. Dopodiché si fanno i mazzetti, ora li può mettere come vuole, tanto queste saranno sempre quattro donne divise, ma sempre saranno, no? Mettiamo così, tac, tac, tac. Dopo si dice di scegliere, qualsiasi mazzo scegli, state attenti, scegli questo, raggruppa in senso antiorario e lo unisce con le altre donne, quindi prenderà ta, ta, ta. Se scegli questo, gli dite in senso orario, ta, ta, ta. Se scegli questo, in senso antiorario, ta, ta, ta. Se scegli questo, in senso orario. Quindi se facciamo l'ultimo esempio, in senso orario, ta, 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 e tutte le donne con gli assi. Ciao ragazzi e seguitemi sempre.